Barbara D'Urso, ennesima delusione, a rischio la conduzione della Talpa. La conduttrice sembrava prossima a guidare il neo reality, ma pare che ci siano dei problemi da risolvere. Dalla fine della passata stagione televisiva fino a quella nuova non si fa altro che parlare del ridimensionamento di Barbara D'Urso, la quale ha perso la maggior parte dei suoi programmi. Ridotta a presentare una versione breve di Pomeriggio 5, la conduttrice si era resa disponibile a qualsiasi altro programma a lei affine. Ecco quindi che sembrava quasi ufficiale la conduzione della Talpa, reality tornato a casa Mediaset e che partirà nel 2022. Tuttavia, la D'Urso potrebbe essere messa da parte ancora una volta. Barbara D'Urso, a rischio la conduzione della Talpa? Durante la presentazione dei palinsesti Mediaset PR Silvio Berlusconi ha annunciato il ritorno della Talpa. Il reality, che mancava sul piccolo schermo da numerosi anni, è stato acquistato per 6 anni e partirà nel 2022 al posto dell'Isola dei Famosi. A tal proposito sono spuntate numerose voci sulla possibile conduttrice. Dopo ipotesi e rumors, Barbara D'Urso sembrava averla spuntata. Orfana del grande fratello Nip, il quale non si farà più, la conduttrice sembrava ad un passo dalla nuova avventura. Sta di fatto che la pressione dei social avrebbe spinto i vertici a virare sulla vera padrona del reality. Barbara D'Urso, Paola Perego si prende il reality? La voce riguardo la possibile conduzione di Barbara D'Urso nella nuova edizione della Talpa non è piaciuta a nessuno, specie a quei fan appassionati del reality. In molti hanno fatto sentire subito la propria voce sui social network, chiedendo esplicitamente di ingaggiare Paola Perego per l'occasione. Non a caso, se si dice la Talpa, viene in mente solo ed esclusivamente la conduttrice di Monza. Ecco quindi che Mediaset starebbe aspettando sul da farsi. È logico che la D'Urso sarebbe in pole position per presentare il reality in quanto dipendente dell'azienda, ma la pressione degli utenti social potrebbe spingere i vertici ad affidare il reality alla Perego. Barbara D'Urso, pericolo Enrico Papi alla porta. Oltre a Paola Perego, la quale ha già fatto sapere in una recente intervista di essere disposta a presentare la Talpa in quanto sua creatura, Barbara D'Urso deve guardarsi le spalle anche dall'arrivo di Enrico Papi. Il mattatore di Guess My Age è ritornato più determinato che mai in casa Mediaset per presentare Scherzi a Parte, ma per lui ci potrebbe essere spazio anche nel reality. Qualcuno ipotizza che il suo ruolo potrebbe non essere quello di conduttore della Talpa, bensì di inviato. Si andrebbe a delineare quindi uno scenario simile, Paola Perego alla conduzione ed Enrico Papi come inviato. Risultato? La D'Urso messa ancora da parte. Barbara D'Urso sarà la nuova conduttrice della Talpa? La conduttrice di Pomeriggio 5 potrebbe tornare il prima serata con la nuova edizione del reality. Barbara D'Urso, il topless sconvolgente in compagnia di una nuova fiamma, ecco di chi si tratta. La conduttrice paparazzata in intimi atteggiamenti con un noto broker assicurativo. Barbara D'Urso, c'è una marea di rivorosi, la difesa di Roberto Alessi. Roberto Alessi difende Barbara D'Urso, c'è una mera di livorosi. Giorni fa Barbara D'Urso ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera.
In quella circostanza la popolare conduttrice ha rivelato ai lettori che presto tornerà anche in prima serata con qualche nuovo programma. Ci saranno proposte in prime time per me. Parole che hanno fatto tirare un bel sospiro di sollievo ai suoi tanti fan, i quali non hanno mai nascosto la loro preoccupazione nel momento in cui hanno saputo che Mediaset ha deciso di cassare Live e non è la D'Urso e Domenica Live, oltre a accorciare Pomeriggio 5. Su tutta questa faccenda ha espresso la sua opinione Roberto Alessi sull'ultimo numero del magazine Novella 2000. Difatti, quest'ultimo ha rivelato di essere veramente felice nell'aver letto queste parole, con buona pace di chi invece già brindava per il ridimensionamento di Barbara D'Urso. Barbara D'Urso in vacanza insieme al fidanzato, le parole di Roberto Alessi. Roberto Alessi, sempre in questo suo intervento sull'ultimo numero del settimanale Novella 2000, dopo aver scagliato una bella frecciata velenosa a chi ha cantato troppo presto il De Profundis per Barbara D'Urso, sempre molto attiva sui social, ha anche fatto notare un'altra cosa importante. Di cosa si tratta? Il popolare giornalista ha rivelato che mentre giravano tutte queste illazioni prive di fondamento, Barbara D'Urso ha passato le vacanze estive insieme al suo fidanzato Francesco Zangrillo. Barbara D'Urso verso la prima serata di Canale 5, quale programma condurrà? Barbara D'Urso, come detto precedentemente, tornerà presto in prima serata su Canale 5. L'ha rivelato lei stessa il Corriere della Sera. Ma quale programma condurrà? Al momento non è dato saperlo, anche se si segnala che